Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Fratelli e sorelle cristiani, oggi qui nella nostra diocesi in particolare c'è la festa di San Marco Evangelista, che sapete essere il patrono principale della nostra diocesi, addirittura nella città di Latina, essendo insieme a Santa Maria Goletti proprio il patrono della città di Latina, è una festa che ha il titolo di solennità. Noi siamo particolarmente cari a questo evangelista, che era ed è stato il redattore del secondo Vangelo sulla base della predicazione di Pietro. Ecco, prima di parlare un po' di lui e anche delle letture, volevo leggervi proprio cosa si legge di San Marco nel martirologio romano di oggi. Ad Alessandria, il natale del beato Marco Evangelista, questi, discepolo ed interprete dell'apostolo Pietro, pregato in Roma dai fratelli, scrisse il Vangelo, col quale se ne andò in Egitto e per primo annunziando Cristo in Alessandria, vi fondò la Chiesa, quindi è il fondatore della Chiesa di Alessandria. Poi, preso con la fede di Cristo, legato con funi e trascinato fra i sassi, gravemente tormentato. Quindi, chiuso in carcere, prima fu confortato dall'angelica visione, finalmente apparendogli lo stesso Signore, fu chiamato ai gaudi celesti nell'anno ottavo di Nerone. L'anno ottavo di Nerone, Nerone è diventato imperatore nel 54 dopo Cristo, vuol dire che è morto nel 62, due anni prima rispetto al suo maestro San Pietro. San Pietro, abbiamo sentito che nella prima lettura lo chiama figlio mio, vi saluta la comunità che è stata eletta come voi dimora in Babilonia, e anche Marco figlio mio. Quindi quando San Pietro stava scrivendo questa lettera, probabilmente San Marco stava al suo fianco, ha seguito la predicazione, appunto è diventato vescovo di Alessandria e ha redatto il Vangelo. Sapete che il simbolo dell'evangelista San Marco è il leone. Perché? Perché lo stile di San Marco, che ricalca un po' anche il carattere forte, impetuoso di San Pietro, è chiaro, netto, preciso e determinato. San Marco, lo vedremo l'anno prossimo quando lo studieremo approfonditamente se Dio vuole, è il più breve dei Vangeli, ha solo 16 capitoli e ha proprio uno stile forte, immediato. È il Vangelo in cui il rapporto tra lunghezza e proporzione viene nominato più volte tutto il demonio ed anche l'attività esorcistica di Gesù. Proprio appare che Gesù è venuto sulla terra per distruggere completamente le opere del demonio. E non dobbiamo pensare quando pensiamo alle opere del demonio, abbiamo sentito San Pietro nella prima lettura dire queste parole: siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando di divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi. Non dobbiamo pensare al diavolo come quando ci sono le persone che sono una minoranza assoluta, grazie a Dio, impossessate, quindi che sbraitano, che sono ossessi e energumeni, e su cui Gesù, quando era sulla terra, imponeva le mani, cacciava i demoni, e adesso lo fanno e lo continuano a fare gli esorcisti di Santa Romana Chiesa. Questa è una cosa relativamente marginale, ma l'attenzione che richiama San Pietro, per esempio, nella prima lettura, è per noi. Cioè, il vostro nemico, il diavolo, come ruggente che va in giro cercando di mangiarsi, di divorarsi. E come fa il diavolo a divorarsi a noi? Mica ci mangia realmente, come fa? Facilissimo, basta che ti fa un peccato mortale e si ha già fatto polpette. Diciamo, i peccati mortali non li faccio mai, io non ho mai ammazzato nessuno. Basta che per sbaglio uno va a messa la domenica, che non si sforza abbastanza, è già diventato un bocconcino, purtroppo, nelle mani, io scherzo, ma è così, nelle mani del nemico, d'accordo? O uscirsene con un'imprecazione che offenda nostro Signore, o mancare alla purezza e tante cose di questo genere. Quindi c'è molta attenzione nel Vangelo di San Marco all'opera di redenzione di Gesù e al rovesciamento che quest'opera fa nei confronti di chi tenta l'uomo continuamente per portarlo alla rovina. Voi sapete che una volta disse a San Giovanni Paolo II, perché negli anni 70 e 80, insomma, ogni tanto qualcuno è andato a sparare in giro qualche sciocchezza, disse: lo Santità, lei deve dire qualcosa perché molti teologi pensano che il demonio non esiste. San Giovanni Paolo II rispose soltanto tre parole, dice: non esiste il demonio. Se non esiste il demonio, Gesù Cristo è venuto sulla terra a perdere tempo. D'accordo? Se noi togliamo l'esistenza degli angeli ribelli e quello che hanno provocato nell'uomo, semplicemente con il peccato originale, con il peccato attuale, Gesù è venuto sulla terra a predicare, a
soprattutto a soffrire, a morire, a darci sacramenti, appunto. Perché cosa dice San Marco alla fine? Cosa dice Gesù? Andate tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Quindi la salvezza, ordinariamente, giunge a noi attraverso i sacramenti. Il battesimo a che serve? Abbiamo visto domenica la festa della Divina Misericordia, a rimettere i peccati. Ci si battezza una volta sola, per qualche peccato che dovessimo commettere dopo il battesimo, c'è la confessione. Abbiamo visto domenica, confessione e comunione stanno insieme. Prima la confessione e dopo la comunione, e mai la comunione senza la confessione. Ma sono sacramenti che servono a trasmetterci la salvezza che Gesù opera. Capite? Io mi confesso se mi riconosco peccatore e se comprendo che il peccato è la rovina principale della mia anima. Altrimenti ritengo questo sacramento inutile o addirittura penso di poterlo bypassare. Fa così, non è, capite? Perché pensando a quello che Gesù ha fatto e sofferto, non possiamo assolutamente pensare questo. Sapete che San Pietro si è anche parecchio scottato, perché ha avuto un'esperienza molto forte, con un peccato certamente commesso per debolezza, il rinnegamento del Giovedì Santo, ma che si è ricordato per tutta la vita e che non se l'è dimenticato mai, perché capite, anche un peccato a volte commesso per debolezza può essere un peccato grave. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che San Pietro si sia messo paura quando hanno arrestato Gesù e gli hanno chiesto, dice, ma tu lo conoscevi, non l'ho mai visto. È chiaro che l'ha fatto per umana debolezza. Secondo voi è un peccato veniale o è un peccato mortale? Dire non ho mai conosciuto Gesù. Qua la terza volta che glielo chiedono, dice, giuro, mai visto e conosciuto, quindi ha pure fatto un falso giuramento. Quindi anche con un peccato di debolezza, che noi dobbiamo conoscere anche la nostra debolezza e portarla al cuore di Gesù perché la sani, si può offendere gravemente a Dio. Quindi questo San Pietro se l'è ben ricordato e quindi chiaramente nella sua predicazione e nel Vangelo che è stato redatto questo argomento si vede, insomma, traspare con una grande lucidità e chiarezza. Bene, ringraziamo San Marco per l'opera che ha compiuto sia per quanto riguarda la redazione del Vangelo, perché grazie al suo impegno abbiamo il secondo Vangelo, sia per la fondazione dell'importantissima chiesa di Alessandria. Preghiamo anche per il Papa che prossimamente andrà a visitare quei luoghi, sapete che sono anche dei pericoli, ma solo non importa niente, perché pare che non ho letto da fuori neanche la macchina blindata, neanche lì, quindi speriamo che vada tutto bene. Visiterà anche la chiesa di Alessandria, dove appunto c'è adesso un patriarca che incontrerà, e ringraziamo anche San Marco perché, come abbiamo ascoltato nel martirologio, ha concluso la sua vita spargendo il sangue per nostro Signore, questo brutto supplizio dell'essere trascinato attraverso i cavalli, insomma, in mezzo alle strade, quindi lacerato dai sassi delle strade e poi spirando dopo l'agonia, come abbiamo ascoltato nelle carceri di Alessandria, ricordando l'importanza in questo giorno per noi di conoscere il Vangelo, di testimoniare il Vangelo e di essere pronti, se Dio ce lo chiederà, anche a dare una testimonianza forte con la nostra stessa vita del nostro amore e della nostra fedeltà a Gesù, che non è altro che ricambiare il suo infinito amore che lo ha spinto a soffrire e a dare la vita per la nostra salvezza. Siamo lodati Gesù e Maria.